Buona serata a tutti, cari amici. Bene, da pochissimi istanti finita Brindisi Pesaro, prima giornata del girone di Brindisi della Supercoppa italiana, del massimo campionato italiano della Pallaspicchi maschile. Punteggio finale 71-83. Gli ospiti si sono mostrati, come vediamo dal risultato, più forti. Sconfitta di 12 lunghezze. I periodi dei quarti sono stati, allora vi do il resoconto dei punteggi dei quarti: 21-18, 17-19, 15-20, 18-26. Però io che stavo seguendo, diciamo, nel terzo periodo Brindisi non è partita col piede giusto, anzi ha subito un pesante passivo, e poi è stato alla fine quello decisivo che ha portato i pesaresi alla vittoria. Per quanto riguarda le statistiche giocatori, i top 3 sono Delfino di Pesaro, 19 punti in quasi 21 minuti, Harrison per Brindisi 15 punti in 29 minuti, Thompson Brindisi in quasi 30 minuti. No, ora mi viene aggiornata, scusate, vabbè, Delfino sempre 19, Zanotti Pesaro 16 in quasi 23 minuti, Harrison Brindisi 15 in 29 minuti e 30. Detto questo, andiamo a vedere quindi questa sera ci sarà l'altra sfida del girone di Brindisi tra Sassari e Roma alle ore 21. Per la prossima partita di Brindisi bisognerà attendere tra 48 ore circa, quando alle ore 21 a Roma, la nostra squadra pugliese scenderà in campo nel tentativo di ottenere i primi 2 punti del girone, perché chi sta seguendo la Supercoppa, che sia su Eurosport o tramite risultati, sa che da classifica passa solo la prima per poi fare semifinali e finale. Bisognerà vedere stasera come andrà la partita tra Sassari e Roma. Certo, una vittoria di Roma potrebbe ovviamente dare una sensazione positiva ai capitolini, però ovviamente si sa, ogni partita è diversa, poi insomma. Ma prima di Roma-Brindisi andiamo ad elencare le altre partite, che sono la giornata 3: Olimpia-Milano-Brescia domani alle 17, alle 19 Cremona-Reggiana, Varese-Cantù alle 20:30, Fortitudo-Bologna, Virtus-Bologna alle 20:45. Giornata 2, Pesaro-Sassari il 5-9 alle 17, sempre il 5, ma giornata 3 dell'altro girone, Trieste-Venezia alle 20, Trento-Treviso alle 20:30. Quindi speriamo ovviamente che Brindisi possa onorare fino in fondo questa Supercoppa, anche perché ricordiamo che nel momento in cui terminerà la Supercoppa, a distanza di pochi giorni, prenderà il via ufficialmente il campionato di Lega A 2020-2021. Bene, dal vostro Nicola De Lucia è tutto. Io vi saluto, vi rimando a domani per il nuovo video. Che dire, viva lo sport, viva l'intrattenimento, lo spettacolo, e ovviamente siamo positivi per quanto riguarda questo,
questo periodo che ci approcciamo di settembre con i ragazzi che tornano a scuola, attività, aziende che ripartono e quindi tanto ci hanno detto sicuramente secondo lockdown niente, speriamo ovviamente del vaccino che esca al più presto, prima quella antinfluenzale e poi per il Covid. Grazie a tutti, alla prossima. Ricordo quindi infine il risultato che Pesaro si è imposta al Pala Pentastulla di Brindisi per 83 a 71 e tra quasi 2 ore più o meno Sassari-Roma per decretare quindi il quadro generale dopo la prima giornata del girone dove sono compresi appunto Brindisi, Pesaro, Sassari e Roma. Grazie a tutti, alla prossima, buona serata e a domani. Ciao e viva lo sport del basket. Ciao.